Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube e benvenuti in questo nuovo video dove in collaborazione con J-Pop oggi vi parlerò della regina d'Egitto, l'occhio azzurro di Horus, manga scritto e disegnato da Chie Inudo. Un manga che mi è piaciuto veramente tanto, primo numero assolutamente con una storia molto intrigante. Spero che anche appunto i numeri che usciranno dopo saranno altrettanto interessanti. Ma un manga seinen, quindi un manga sicuramente consigliato per un pubblico così maturo, anche appunto per le scene che vengono disegnate un po' forti, scene di nudo, scene di lotta, ma anche appunto per, diciamo così, l'argomento trattato. Però prima di andare a vedere l'accenno di trama, di fare un accenno di trama di questo numero uno della regina d'Egitto, andiamo a vedere come J-Pop ci confeziona questo numero uno e lo fa veramente in maniera spettacolare. Abbiamo qui questa sovracoperta che sembra fatta di papiro, veramente una sensazione spettacolare al tocco, un tipo di carta che io sinceramente non avevo mai toccato, veramente una qualità premium per questo numero uno, scelta veramente azzeccatissima per J-Pop. E devo dire che sul retro hanno fatto un'altra scelta grafica assolutamente condivisibile che io apprezzo tantissimo, ovvero vedete che manca l'accenno di trama? Devo dire, ripeto, scelta assolutamente corretta, perché avrebbe rovinato questa stampa, questa foto veramente bellissima. Quindi molto meglio godersi così, diciamo, il retro in questa quarta di copertina con questa bellissima foto con la nostra protagonista, senza avere l'accenno di trama. Prezzo di 6,50 euro, assolutamente in linea con la qualità generale di questo numero 1. Sovracoperta, sotto abbiamo una copertina differente, ma anche per quanto riguarda la qualità generale della carta e dei disegni, devo dire che è un prezzo assolutamente giustificato. Ma di cosa parla il numero uno della regina d'Egitto? Parla della nostra protagonista Hatshepsut, spero anche qui che il nome sia corretto, chiedo venia se non lo è, se la pronuncia non è assolutamente corretta, un personaggio realmente esistito. Perché? Un'altra peculiarità molto interessante di questo regina d'Egitto è che i personaggi sono realmente esistiti, ovvero appunto la nostra protagonista Hatshepsut è stata la prima, il primo faraone donna della storia d'Egitto. Ovviamente il nostro manga non va a riprendere la storia, la vera storia, ma viene totalmente romanzata da capo, quindi appunto una storia totalmente riscritta. Dicevamo, parla appunto della nostra protagonista Hatshepsut che viene costretta a sposare il suo fratellastro Seti. Viene costretta appunto dal padre, perché appunto non vogliono che sia una donna a essere, diciamo, il faraone, la regina d'Egitto. Viene appunto costretta a sposare il suo fratellastro Seti, che una volta appunto sposata diventerà di fatto il faraone d'Egitto. Ma ovviamente la nostra protagonista non ha nessuna intenzione di stare lì, diciamo così, e subire questa ingiustizia, ma renderà la vita veramente molto molto difficile al suo fratellastro, nonché appunto consorte marito. Veramente sarà una lotta anche psicologica da parte sua nei confronti del marito. Veramente non sarà una sposa che dirà sempre di sì, ma veramente farà di tutto per far, diciamo così, emergere la sua personalità e dire, diciamo così, dimostrare che anche una donna può essere, diciamo così, avere un ruolo di rilievo all'interno appunto della storia dell'Egitto. Questo, diciamo così, a grandi linee è la trama della regina d'Egitto, un manga che mi è piaciuto molto, un manga che ci mostra un personaggio donna assolutamente con un carattere incredibile. Mi è piaciuto molto dove appunto lei non si sottomette minimamente al fratellastro, non accetta che siano appunto gli uomini, solo esclusivamente gli uomini, a dover governare l'Egitto e a dover comandare. Appunto lei dimostrerà che col carattere e con, diciamo così, anche una guerra psicologica può assolutamente essere lei, diciamo così,
ad avere lo scettro del comando. Che dire, il numero uno mi è piaciuto assolutamente, bei disegni, bella trama, molto bello il fatto appunto che siano dei personaggi realmente esistiti. Quindi che dire ragazzi, se l'ambientazione vi può piacere, se diciamo così l'antico Egitto è una vostra passione, ma ripeto, se volete leggere qualcosa di assolutamente diverso dal solito, non posso far altro che consigliarvi il numero uno de La Regina d'Egitto, edito da J-Pop. Ok ragazzi, noi siamo giunti al termine, però prima di salutarvi, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico da qua in avanti, un bel mi piace a questo video. Se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, fatemi sapere anche se questo nuovo modo di fare video vi può piacere, e noi ci rivediamo al prossimo video dove non so di cosa parlerò, ma lo farò.